Ciao a tutti ragazzi e ragazze, 79.000 è tornato in questo nuovo video di aggiornamento, ragazzi. Allora, giusto un paio di parole prima di iniziare con gli aggiornamenti ufficiali. Volevo dirvi che il prossimo video che farò ho intenzione di fare la seconda puntata della rubrica Chiedilo a Septile. Quindi nei commenti sotto questo video potrete già farmi le domande, inizieremo da questo video a raccoglierle. Tra l'altro io ho anche già una domanda in un precedente video che mi ha già fatto sempre Mattia Ammazzo, che ringrazio per la domanda e sono contento perché è anche una domanda molto bella. Qui ragazzi iniziamo a raccogliere di nuovo le domande. Ora passiamo agli aggiornamenti, diciamo. Ecco appunto, come ricordiamo dal precedente video di Elsare Oggi, anche se questo video avrei voluto farlo uscire prima, volevo giusto dirvi un paio di parole sui nazionali di Assago 2015 di quest'anno. Tanto per cominciare che ho comprato questo simpatico portachiavi di Umbreon, tenero tenero, che tipo da quando l'ho comprato ho iniziato a perdere. Quindi non so quanto tenero possa essere. No, a parte gli scherzi, lo sto usando tra l'altro come portafortuna agli esami di maturità, quindi una figata assurda. Gli metti davanti sto coso, cioè gli altri che ti guardano tipo... sì, grazie al caso. Allora, volevo dirvi giusto appunto un paio di cose. Ho usato un team, allora, un team un po' particolare perché l'ho fatto a Muzzo i 2 giorni prima dell'inizio. Allora, ho utilizzato Mega Salamence di cui avevo un Bagon, diciamo, avevo un Bagon che mi ha permesso di fare in fretta le uova, che mi aveva dato Mickey Mantle, che saluto, quindi ciao Mickey. Tranquillo, Miki, che tranquillo, che carineria. Da adesso in poi ti andrà sempre a segno. Non sto sfottendo, dai, che sfiga che hai avuto, poverino. Ma mi spiace davvero, Miki. E quindi Mega Salamence, Suicune, sempre di Miki, che ringrazio ancora. Quindi miei zero, vabbè. Sì, mio il bagon che ho fatto dall'uovo, diciamo. Dopodiché Amoongus, che però non ho usato per niente, perché volevo usare, ho detto nell'ultima lotta lo uso, l'ho vinta a tavolino, non l'ho potuto usare, povero Amoongus. Poi, non mi ricordo. Suicune, Salamence, Amoongus, Bishop e Sylveon che mi sono stati dati da Arcanine, che si chiama Alvaro, che ringrazio tantissimo. E non mi ricordo l'ultimo Pokémon. Non me lo ricordo, ragazzi. Ah sì, Arcanine. È l'Arcanine che vi ho fatto vedere nei Nefsari oggi. Che cazzo. Scusate, abbiamo perso tempo per questa minchiata. Allora, quindi diciamo che alla fine solo 3 Pokémon erano miei, gli altri 3 mi erano stati dati. Comunque, lotte molto belle, devo dire, 401 persone, gente. Una cosa allucinante, davvero. Ho finito un po' maluccio, ho finito con un rapporto di 4 vittorie e 5 sconfitte, ma avrei potuto concludere con un più nobile 6-3, davvero. Giusto 2 parole, in un incontro che ho perso 1-0, se il mio Salamence avesse avuto una decina di PS in più, avrei vinto. Ma vabbè, sono dettagli. Poi c'è stata una partitona ignorante che ho fatto con Giulio che saluto. Ciao Giulio! È stata la partita più ignorante del mondo. Una cosa che mi ha fatto piacere, ragazzi, è stato che voi mi avete riconosciuto, ecco, mi hanno riconosciuto, adesso colgo l'occasione per salutare appunto Arcanine, Alvaro, ciao, anche Miki, vabbè, Miki già un po' mi conosceva, e Stefano, che saluto, Stefano, ciao, che penso tu stia guardando adesso, ti saluto, e cioè, non vi ringrazio, nel senso, sono stato contento di essere stato riconosciuto da alcuni di voi. È davvero una cosa bella, ragazzi, quindi grazie. Beh, che altro, un paio di cose, è stata una bella esperienza, diciamo, ecco appunto, ho incontrato anche altri PokéTuber che avrei voluto incontrare, appunto come May Sanders, come Scatterfug, e la Giama Family, ragazzi, è una cosa veramente, veramente bella, veramente bella. Sono stato molto contento di essere, come dire, lì vicino a loro, più che con loro, perché non è che ci abbia parlato così tanto, ma sono stato comunque contento, ragazzi. Detto questo, no, niente, direi basta, ragazzi. Gli aggiornamenti sono finiti. Questo era un video tanto per avvisare che anche, ecco, mi mancano solo 2 esami alla fine della maturità, che finirò venerdì prossimo, il 26.
Quindi da dopo lì vedremo cosa fare, perché anche lì vi dirò che cosa avrò in mente di fare. E ragazzi, dal momento che siamo finalmente fissi ai 250, anzi 252 iscritti, dopo il video di Chiedilo a Septile, darò il via al giveaway commemorativo per Horas. Quindi anche per oggi è tutto, ragazzi. Se questo video vi è piaciuto, ditelo con un mi piace, un commento positivo condividendo dove volete. Mettete mi piace se volete anche la pagina di Facebook, che come in ogni video vi metto in descrizione. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. E chi non vorrebbe iscriversi, dai. Da 79.000 e Umbreon, con l'orecchio storto, tra l'altro. Anche per oggi è tutto, ciao ragazzi.